Ciao, sono Cecilia. Buongiorno, Matsimaria des. Studiamo insieme base per cantare. Vi piace a cantare? Senz'altro. Ma quando pensiamo di cantare, non so che cosa succede. Adesso c'è sole, questo sole diventa blu. Colore di sole, quale colore? Giallo, arancio, rosso, possiamo definire, no? Per cantare così. Naturale, bello, gioire. Ma piccolo base bisogna avere, esprimere questo bellezza, cioè canto. Il canto è bello per cantare. Allora, base fondamentale questo. Mi vedete? Adesso parlo in italiano. Vedete un movimento della mia bocca? Bocca, bocca, bella bocca. Parliamo questo, no? Io amo tantissimo la lingua italiana, più bello del mondo. Veramente, perché bello? Suono, suono, anche questo suono. In giapponese si dice il suono oto. Sentite questa differenza del suono? Differenza in che senso? Suono che noi prendiamo. Immagine del suono, questa energia, sentite, suono in italiano, otto in giapponese, sentite questa, un colore diverso, ecco, voglio dirvi, colore, il suono, otto, e in giapponese è molto essenziale, secco, diciamo, secco, semplice. Invece, non per confrontare più bello e quale, non è questo, mi raccomando, sto parlando del suono, il suono, suono, questo S, consonanti, consonanti si dice shin in giapponese, oto, il suono. Allora, questo suono che noi parliamo molto naturale, no? Quindi cantare è questo. Come ha prolungato nella vita quotidiana, ciò che sentiamo una cosa è molto più sentita. Per raccontare il nostro gioia, tristezza, dolore, delusione, ciò che succede e questo ci porta ulteriore dimensione e grande. Ci sono tante modo di esprimere e questo, per esempio, vi parlo di canto. Allora, per gioire, mostrare il nostro sentimento più bello che c'è, bisogna imparare piccola tecnica. Tecnica è molto bello perché esce fuori tutto delle cose belle. Senza tecnica, e questo vi spiego piano piano, anche pianoforte che piace a suonare senza tecnica.
E a un certo punto si ferma, fa mare qua e qua, non è più bello. È tecnica per gioire, tecnica tirare fuori nostro e bellezza più bello che abbiamo. Questa significa tecnica. Non sbagliate di pensare tecnica per mostrare bravura. No, no. Bravura viene dopo, ultimo. Allora, base, fate insieme I, E, A, O, U. È normale, parliamo I, E, A, O, U. I, E, A, O, U. I, E, A, O, U. Non si muovete quasi niente la bocca questa parte. I, posizione di I, questa, io chiamo ponte, ponte, questo I, I, U, no, I, no, I, normale, I, I, il sono, il, giusto? I, e. Anche questo è anche questo è importante è i e poi a non a a no. Sentite che cambia suono, colore del suono a e a e a E qua è ponte e a sentite che è cambiato colore, cambiato colore, non dico questo, non dico così, non dico così, non dico così. Tanti o e questo o è micidiale. O no. Allora, abbiamo parlato i. Prendiamo fiato. Normalmente prendi il fiato. Fermiamo. Adesso buttiamo aria. Pensare i. Prendi fiato. Poi solo buttare aria. Quando soffiate, pensate i. Penso i, prendo fiato. Facciamo insieme. Prendiamo, no, pensiamo i prima. Prendiamo fiato. Fermiamo. Soffiare. Fuori. Questo è meccanismo, eh? Questo è meccanismo, pensiero. Allora, adesso di nuovo pensiamo i, prendiamo fiato, poi adesso cantiamo. Pensare i, prendi fiato. Uguale I, adesso E, prendere fiato. Pensate a qualcosa che vi piace quando facciamo questo, quando cantiamo, qualunque momento, pensate a qualche cosa vi piace. Poi adesso a come e a o
fiato. Mezzo tono sopra. Prendiamo fiato. Mezzo tono sopra, sol. Quando facciamo questo esercizio semplicissimo, il suono da in alto, da sopra, da sopra. Pensate queste cose sempre finché prendiamo abitudine naturale. Da in alto, pensate così. Penso i, prendo fiato, da in alto. Come se acqua, pioggia, da in alto, morbidamente. Ma se non prendiamo fiato, non succede niente, eh? Prendere fiato naturale. Prendo fiato. Prendo fiato. Con questo meccanismo tutti i giorni e morbidamente capitoliamo alla I, E, A, naturale, come parlare. Prendiamo fiato, normalmente non pensare dove che entrano diaframma di qua di là, no. Normale quando noi parliamo. Abbiamo preso fiato. Piccola sorpresa. Staccato. Bisogna fermare, perché abbiamo preso fiato. Poi, da in alto, morbido, il suono cade verso giù per terra. Da in alto. Questo è base per cantare. Ancora. Oggi basta così. E fate questo esercizio qualunque momento, è divertente, molto divertente, perché gola è aperta. Grazie dell'ascolto, alla prossima. E qualche domanda scrivete, io vi rispondo. Ciao, arrivederci.